Ma il senso di questo accordo è quello che si può dire che l'Unione fa la forza, nel senso noi ci troviamo di fronte a due evenienze uniche, almeno nel nostro paese. Uno, un IRCCS che si occupa esclusivamente di gastroenterologia, nel nostro caso di fegato, e dall'altra una fondazione, una ONLUS, che si occupa esclusivamente di ricerca e trattamento delle malattie di fegato. Quindi il fatto di poter avere due entità che a livello diverso istituzionale, una è una fondazione privata, l'altra è un IRCCS pubblico, ma perseguono lo stesso scopo, diventa un qualcosa che è vincente per entrambi ed è vincente per il sistema Italia. Questo. Due, se poi noi consideriamo il livello della ricerca fatta al De Bellis e il livello di ricerca fatta alla Fondazione, alcune ricerche comuni si stanno già facendo, questo dimostra come ancora una volta nella ottimizzazione delle risorse questa collaborazione diventa veramente vincente.